Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in un mio nuovo video. Oggi un video collaborazione diverso dal solito brand. Il brand di oggi è Melody Susie. Sono rimasta sorpresissima da questo brand perché mi ha insomma invitata a questa collaborazione bellissima e adesso la vedremo insieme. Spacchettiamo subito. Io intanto giù nell'info box metterò il link del brand dove potete andare a insomma a vedere tutto e niente, e comincio subito a fare questo spacchettamento. Allora, intanto l'unboxing ve la faccio vedere. Io ho già aperto, però vi faccio vedere proprio come è arrivato, perché è l'aggio fantastico, è super super protetto. Guardate un po' la meraviglia che deve proteggere, un bellissimo cofanetto che adesso usciamo fuori, protetto appunto dal pluriball. Adesso lo apro e voilà, guardate qui che meraviglia. Allora, questo è una campagna Flore Wee Gel Nail Polish per appunto lanciare questi gel polish che sono del tutto appunto naturali, perché sono privi di EMA, di formaldeide e appunto sono ecologici. I colori sono tutti bellissimi, super vibranti e duraturi anche. Quindi, insomma, adesso vi faccio vedere. Tutta l'unboxing, la box è fantastica, perché insomma, ditemi anche voi che cosa c'è da dire. Allora, apriamo questo unboxing e che cosa troviamo subito? Questo appunto bigliettino dove all'interno ci sono appunto scritti tutti i prodotti che vengono contenuti all'interno di questa box, e poi qui abbiamo una gift da fare che poi vedremo. E qui abbiamo i nostri 4 gel polish. Qui abbiamo una bottiglina vuota che poi appunto vi farò vedere a che cosa servirà. Allora, vi faccio vedere i 4 colori. Sono 4 colori che vanno dal bianco, ve li faccio vedere in ordine di appunto dal bianco, che ha il suo codice P14. La bottiglina è fantastica. Io mi voglio soffermare su questo pack che è appunto bellissimo. Dietro ci sono scritti tutti gli ingredienti. Ecco qui, vi faccio vedere. Ed è una boccettina da 15 ml. Vi faccio vedere appunto prima tutta l'unboxing dei prodotti e poi andiamo a sbocciare insieme. E vi faccio vedere questo bianco. È un bianco bianco bianco. Guardate qui. Poi andiamo a swatchare insieme. È un bellissimo, bellissimo bianco, super gesso. Dopodiché abbiamo il nero. Qui nella box abbiamo i colori, diciamo, standard. Il nero ce l'abbiamo qui. Abbiamo il nero che già ho swatchato e già ho sporcato, ma va bene. Ecco qui un bellissimo nero. I colori è vero come appunto sostengono che sono veramente super vibranti. Il nero, qui abbiamo il nero, poi abbiamo un rosa nude, il P11, eccolo qui, abbiamo un bellissimo rosa nude, eccolo qui, bellissimo, e poi per finire abbiamo un classico rosso, un bel, eccolo qui, aspetta, ve lo faccio vedere qui, il P29 che è un bel rosso mattone, eccolo qui. Adesso li swatcheremo insieme. Io adesso vi sto facendo vedere l'unboxing, dopo però li andremo a swatchare insieme. Dopodiché andiamo a togliere questa prima parte e voilà, ne abbiamo una seconda. Ecco qui, e qui c'è la meraviglia dei prodotti. Allora, abbiamo degli stickers appunto a tema fiori. Ecco qui gli altri, bellissimi, dei bellissimi sticker. Abbiamo dei fiorellini che poi andremo a mettere nella boccettina vuota, ma li possiamo utilizzare, ragazzi, naturalmente per fare dei sottovetro. Io li utilizzerò per questo. Wow! E poi abbiamo quest'altra bellissima scatolina, Nail Art Brushes Set.
dove abbiamo questo set appunto di pennellini. Anche qui il pack è super curatissimo. Vi faccio vedere i vari pennelli che abbiamo appunto in dotazione, ma proprio sono rimasta sorpresa dalla cura appunto del pack di tutti i prodottini. Allora, abbiamo il primo pennellino che è una lingua di gatto. Eccolo qui. Bellissimo, bellissimi anche i colori comunque, devo dire. Poi abbiamo, allora, ve li lascio tutti qui così. Poi abbiamo un altro, il prossimo pennellino, sono tutti super imballati. Quest'altro pennellino appunto per la Enal Art, ha questa punta appunto, ecco, ve la apro così. Questa bellissima punta liner per appunto l'Enel Art, e appunto perché è un pennellino per l'Enel Art abbiamo appunto dietro il dotter piccolino. Bellissimo anche questo, bellissimi questi colori per pastello appunto di questi pennelli. Poi abbiamo quest'altro appunto con questa forma per stendere gel o insomma quello che vogliamo, e poi dietro abbiamo anche qui il dotter. Dopodiché andiamo al prossimo, sono 5 pennelli se non sbaglio, un altro pennello liner però dalla punta più lunga per fare appunto nail art diverse con linee appunto più lunghe. Dopodiché abbiamo il prossimo pennellino. Bellissimi pack, bellissimi questi colori, con appunto il pennello angolato, bello anche questo. Faccio attenzione a rimetterlo dietro. E poi abbiamo quest'altro pennellino, io direi che lo utilizzerei tantissimo per stendere tipo acrygel, queste cosine qua, ma bellino anche per stendere, insomma, potrebbe essere utile anche per stendere il colore, insomma. Quello che vogliamo, insomma, ci sono i vari pennelli per tutto quello di cui ha bisogno un'inicotecnica. Allora, non lo voglio rovinare, quindi sto un po' attenta a rimettere il suo cappuccetto. Ecco qui. E niente, e quindi questi sono i 4 pennellini. Adesso ci andiamo a sistemare un pochettino qui sul tavolo. Apriamo anche questi fiorellini e naturalmente, ragazzi, dobbiamo fare lo swatch dei colori. Eh beh, certo, dobbiamo swatchare i nostri colorini. Allora, ci sistemiamo un pochino, ci mettiamo comodi. Ecco qui. Ah, ecco, voglio aprire la boccettina e mettere appunto i fiorellini qui, così abbiamo il nostro sfondo. No, guarda, hanno pensato veramente a tutto. Fantastico. Eccoli qui, guardate che belli questi fiori secchi. Li inseriamo nella bottiglina. E top, direi. Ecco qui. Ok, se ci riusciamo. No, meraviglia, meraviglia veramente, stupendi. Adesso non li voglio rovinare perché poi veramente io li andrò a utilizzare anche per le nostre nail art. Ecco qui. Ok, allora cominciamo con la stesura dei colori. Io ho qui le tip, io ho qui le mie tip e quindi cominciamo subito. Allora, come vi ho fatto vedere prima, in ordine cominciamo con la stesura del nostro bianco P14. Prendiamo la nostra tip e ci andiamo a stendere questo bianco e vediamo insieme appunto anche, wow, la super mega coprenza. Sono tip trasparenti, ragazzi, quindi insomma, vi ho detto tutto, e soprattutto guardate la stesura di questo bianco. Bellissimo. Si stende veramente, veramente bene. Guardate, non ha lasciato striature, zero proprio.
Ok, la andiamo in lampada, dopodiché andiamo con il prossimo colorino che appunto è il nero. Vediamo anche la performance del nostro nero. Prendiamo la tip. Io il nero l'ho già sporcato, ma vi posso garantire che è arrivato pulito, ma ho già aperto più di una volta questo pack perché è veramente bello. Guardate anche il nero. Wow. Spero che stia mettendo a fuoco. Wow, anche la coprenza. Wow, no. La coprenza di questo nero, ma soprattutto come si lavora. Guardate. Sono sporcata. Ma wow, no, no. Sono tutti i colori di cui appunto possiamo dare una passata e siamo a posto. Dopo andiamo con il rosino antico, appunto. Andiamo con il nostro rosino. Questo magari mi aspetto una meno pigmentazione perché appunto invece no. Invece è fantastico anche questo. Ragazzi, è un po' perlato anche. Qui ci facciamo poi due passate. Wow, ha delle perlescenze dorate. Adesso io non so se voi, ma sicuramente no, non riuscite a percepirle, ma è fantastico, ragazzi, ha delle perlescenze dorate, è veramente fantastico, fantastico. Adesso mettiamo un attimino dentro anche questo, ci facciamo fare una trentina di secondi e lo andiamo a... Ma io non l'avevo notato, ragazze. Ma sì, ha delle perlescenze, io non so se voi potete percepire dal video. Ecco, giusto qualche secondo, tanto ho fatto proprio una passata smalto e ci facciamo una seconda passata. Ma vabbè, questo è un colore più chiaro e ok, ma se no anche questo chiaro ha la sua pigmentazione. No, è fantastico. Mi piace la stesura proprio di questi colorini, eh? Bellissimi. Bellissimo. Andiamo a polimerizzare anche lui. E poi andiamo con il nostro, lo definirei un rosso mattone. Perché non lo so, rosso, vediamo un po' che rosso risulta sulla tip. Bellissimo. Ah, no, è bellissimo, un bel rosso. Ma i colori sono veramente vibranti, ma super mega pigmentato. No, ragazzi. No, è che vogliamo dire? Bellissimo. Wow. No, meraviglia. Bellissimi, stupendi. E niente, questa è la mia unboxing. Io ringrazio Melody Susi. Vi lascerò giù il link al loro sito. E niente, io vi saluto, ringrazio ancora il brand. Faremo magari nei prossimi video qualche nail art con questi colori, con gli sticker, non lo so, con qualcosa anche un nail art con questi fiorellini che ragazzi sono bellissimi così come decorazione, ma io li utilizzerò per dei sottovetro, già ve lo dico. E niente, come vi ripeto, andate giù nell'info box, primo commento, perché lì troveremo tutto. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao!